Allora, buon pomeriggio, eccoci qua. Sono Siamo in diretta anche su Instagram. le ore 16:30, benvenuti anche da Instagram. Oggi siamo proprio su tutti i fronti: Facebook, Pignatina, Instagram, Chiocciola Pignatina. Vi aspettiamo sempre sul canale YouTube Tina Pigna e su TikTok, Chiocciola. Allora, su TikTok, chiocciola Tina Pigna. E l'abbiamo già detto Instagram, sì. E anche su Twitter siamo. Vabbè, Tina Pigna su Twitter. Allora, Dal ciao domani. Filomena! Ciao! Vi Allora, diamo scusatemi. un po' di tempo, vi aspettiamo, noi siamo già in diretta con voi, ma E io, siamo anche vedete su cosa ho qui Instagram. oggi? Vedete cosa ho qui? Sofia! Noi li abbiamo già mangiati perché a casa, anzi, li ho dovuti nascondere, vi dico la verità, perché altrimenti non sarebbero arrivati in diretta per voi oggi. Allora, vi ricordo che siamo su Instagram in diretta. Oggi siamo proprio al top. Quindi, Abbiamo una regia, quindi proprio ecco, ciao, ciao sono felice. Manuela, ciao Ciao, ciao Liliana, ciao Liliana, la ciao Franci, Franci. ciao Filomena. Non vi dico cosa abbiamo di là, abbiamo Scusa. anche un televisore gigante dove possiamo leggere i Gigante. commenti, vi possiamo leggere tutti, speriamo di farcela a leggervi tutti. Giuseppe, grazie, ciao. Giuseppe, anche di là, salutiamo tutti. Ciao Eccoci. Manuela, ciao. Annalisa e Laura È la e prima volta Laura. che andiamo in diretta su Instagram, quindi dobbiamo inaugurare questa cosa. Allora, vedo che siamo già abbastanza, quindi io direi di iniziare. Che cosa dici, Allora, Sofia? per voi tutti, mamma, inizia, come dire, a inviare Sì, a... Vabbè, ok, ciao a tutti e invitare. benvenuti. Oggi Per taralli. tutte e due facciamo i taralli. Allora, se vedete bene, questi sono i taralli che abbiamo fatto insieme al Finocchio. Allora, andate a vedere le ricette Sì, tanto su... dopo metto sempre il link. Il mio sito è Ok, tinaincucina.it. tinaincucina.it. Allora, diamo subito gli ingredienti. Il sito è tinaincucina.it, Sì, per sì, tutte e sì, sì. due. Allora, devo dire una cosa importante. Allora, per chi mi segue, noi abbiamo già fatto i grissini. E diciamo che i grissini, diciamo, io non l'abbandono mai il mio diciamo, i grissini ho riscontrato, la ricetta diciamo che mi è piaciuta di più è quella che è stata fatta con lo strutto al posto dell'olio, perché lo strutto mi va a dare la fragranza, quindi io i taralli li faccio con lo strutto. Non prendetela male, lo strutto non fa male. Ci sono, amore, ci sono. Lo strutto non fa male, come anche l'olio non fa male, non è che dobbiamo mangiarne in quantità chissà che. Quindi, tranquilli, io adesso vi do la ricetta. Ho messo 500 g di farina tipo 0, è una farina 170 W, che è la forza, ok? Della farina. Poi mettiamo 125 g di strutto, ecco che devo pesare. Ciao a tutti voi! Ciao, ciao a tutti, Allora, benvenuti. io devo cercare un po' di, come dire, cercare di stare Un po' e un contemporaneamente. po'. Andate su Instagram! Allora, ciao Gina, ciao poi Lina, buon pomeriggio, Ok. che fame! Oggi facciamo i taralli Allora, per voi! ripetiamo. 500 grammi di farina, 125 grammi di strutto, 125 ml di vino bianco. Ok, ci siamo? Io metto 10 grammi di sale, ma voi poi piano piano li fate. Se sono troppo sciapi, la prossima volta poi piano piano imparate anche voi, no? A sapere il vostro gusto, no? A vedere un po'. Ah, devo tarare però. Giuseppina ha Giuseppina. ragione, sapete perché? Perché dice che guardiamo con gli Sì, occhi da tutte guardiamo un parti po' lì, un po' lì. e parliamo, Siete come tutti dire. benvenuti. Allora, dove vi seguo? Allora, Dove volete? Allora, siamo vado su io. Facebook Tina in Cucina, la mia pagina di cucina. Poi Su su Instagram, Instagram, chiocciola chiocciola Pignatina. Pignatina. Su TikTok, chiocciola Tina Pigna. E andate a dare uno sguardo sul nostro sito, sul sito di Manu. Però oggi siamo in diretta sia su Facebook per invitare, Sì, sia su ciao a Instagram. tutti. Quindi. Ciao Cristina, ciao Nicola. Eccomi. Allora, poi io metto i semi di finocchio, ne metto quanto basta, vado ad occhio, però anche un cucchiaio e mezzo, due, ecco, per darvi proprio la dose esatta. Io adesso faccio occhio perché li faccio spesso a casa, così va bene. Ciao!
Allora, ciao, noi abbiamo una pagina di cucina, amici di Instagram, che si chiama Tina in cucina tra virgolette. Ciao. Quindi lì ci sono tutte le ricette, il link che io metto, posto dopo della ricetta. E tutti i giorni andiamo in diretta alle ore 16:30. Oggi è la prima volta che andiamo in diretta su Instagram. Quindi dove volete seguirci, ci seguite. Allora, qui su Facebook c'era un commento da Daniela che c'era scritto ciao Sofì. E io ho detto oh, ciao Sofì, ma sono io. Sei tu Sofì. Ciao Daniela, ciao Lucia, ciao belle che preparate. Oggi prepariamo per tutte e due, perché c'è anche su Instagram. Per tutti voi. Guardate un po' i taralli, bellissimi, buonissimi. I taralli al finocchietto. Però questi tarallini... Buon pomeriggio, nonna! Mua! Potete farli anche al rosmarino, ecco, poi... Calma. Diciamo, li personalizzate un po' voi, ok? La ricetta tipica pugliese è quella col finocchietto. Poi anche, siccome io ho origini beneventane, giù da noi, nel San Lorenzello, ma anche nelle zone limitrofe, ci sono i taralli... al finocchietto intrecciati, ecco, io li ho voluti un po' riprodurre, questo mi si è aperto, ma vabbè, insomma, poi li fate della forma che volete, eccolo qua, fatto piccinino, che è tutto, no? Un tarallino intrecciato. Quindi, ecco, io sto amalgamando, vedete? Ripetiamo, 500 g di farina tipo 0, 125 g di strutto, 125 ml di vino bianco, 10 g di sale e semi di finocchio. Poi noi diciamo sempre che non tutte le farine sono uguali, quindi dipende anche dall'umidità che abbiamo a casa. Quindi che cosa facciamo? Se come me adesso in questo caso c'è un po' di farina che resta nella ciotola, io aggiungo o un goccino in più di vino o un goccino in più d'acqua, giusto per legare, no? Però diciamo che gli ingredienti sono questi. Poi questa particolarità del tarallo ha due cotture, questo lo dobbiamo dire. A due cotture. Allora, io impasto, lo lascio lievitare una mezz'oretta. Sono troppo buoni. Però adesso con voi in diretta lo faccio subito. Sono troppo buoni. Sì. Allora, una volta che avete impastato, io mi metto qua ora. Scusami, amore. Parliamo un po' più là, scusami. Sì, okay. Riuscite a vedere, sì. Allora, una volta che abbiamo impastato, lo mettiamo nella pellicola a riposare una mezz'oretta. Io adesso lo faccio subito con voi, perché siamo in diretta. Però è meglio che riposa, perché facciamo rilassare un po' la pasta, no? Avete capito da tutti e due i telefoni? Poi Sofia mangia sempre, ma... Poi che cosa facciamo? Una volta che sono lievitate, scusate, che hanno riposato, li andiamo a formare, gli date la forma che un po' più vi piace. O il classico tarallo intrecciato, oppure questo qua liscio, che è buonissimo. E poi dovete accendere, lo faccio con voi, una pentola con dell'acqua, perché deve essere bollente. Noi formeremo i taralli e li andremo a tuffare nell'acqua bollente. Quella è la prima cottura che deve fare il nostro tarallo. Fai vedere come si impasta? Ecco. No, anche allora. Sì, no, sì, ma... sì, ci siamo, Ci non vi abbandoniamo. Ma no. Ecco qua. Come sono, Sofia? La favola. Adesso li mangio tutti. Siamo in quarantena, dobbiamo mangiare qualcosa, certo, no? Come? Mica ci possiamo debilitare, non l'ho capito io. Dopo andate a rivedere la diretta su Instagram. Sì, su Instagram rimane salvata per 24 ore. No, scusa. Su Instagram @pignatina. Ecco qua. E voi di Instagram andate a vedere la diretta su Tina in cucina Facebook. Sì, la diretta su Facebook sulla pagina Tina in cucina resta salvata. E poi la salviamo anche su YouTube, perché abbiamo il nostro canale YouTube Tina Pigna. Quindi seguiteci anche da lì. Poi non ho detto una cosa. I nostri nuovi arrivati, i nostri nuovi amici, benvenuti in diretta. Vi do il benvenuto in diretta. Abbiamo anche un gruppo di cucina che si chiama Tina in cucina, dove voi potete pubblicare le vostre ricette. Abbiamo pensato di creare un gruppo, perché vogliamo vedere anche voi rifare le nostre ricette o le vostre ricette del cuore. Ecco, quindi il gruppo si chiama Tina in cucina su Facebook, iscrivetevi e cresciamo anche sul canale YouTube Tina Pigna. Allora, adesso vi faccio vedere, io faccio così nel frattempo che lavoro, così non si secca la pasta.
Ora andiamo a fare i taralli. Allora, il peso, potete anche pesarli così vi vengono tutti uguali. Un 40-50 grammi. I semini? I semini già fatto prima, abbiamo messo i semini prima. No, per Teresa. Sì, semi di anice, anice stellato, sì sì, poi lo personalizzate voi. Ecco, io ho messo i semi di finocchio perché sono i biscotti quelli della mia infanzia, della nostra infanzia, insomma. Ciao Cristina, scusate se non ho letto gli altri commenti, ma mi ero fermata un attimo perché non so perché. Ero fermata a un commento. La pentola già bolle. Allora, ecco qua. Io faccio così, amici, si vede? Così. Domani faccio le sfogliatine. Bravissima! Bene, bravissime! Ecco qui il tarallino. Uno. Poi. Ecco. Ne facciamo uno intrecciato? Che ne dite? Aspetta, no, si fa così. Guarda, ti faccio vedere. Si intrecciano due pezzi di pasta insieme, guarda. Prendi un pezzettino anche tu, così lo fai con mamma. Dai, devi imparare anche tu. No. Ciao sempre Cristina. Ciao. Allora, dopo aver fatto due filoncini così, andiamo ad intrecciare. A me piace mangiarli. Beh. Cioè, a me piace mangiarli. Lo so, anche farli. Ecco qui il tarallino intrecciato. Hai visto il pane di mais? Il pane di mais, Eli che ci scrive? Uh-huh. Eli ha fatto il pane di mais. Come è venuto Eli il pane di mais? Io non l'ho ancora fatto il pane con mais, farina di mais. Però possiamo farlo insieme, se vi va. Così vi do la mia ricetta. Con lievito madre, perché noi abbiamo il lievito madre bollicino da 9 anni. Beh. Perfetto. E poi abbiamo il lievito madre di Sofia, che abbiamo iniziato in diretta con voi su Facebook circa 20 giorni fa, un po' di più. Ma cosa? 26 giorni fa, 27, dai. E poi adesso si chiama Quarantino ed è bello attivo, ci abbiamo fatto anche il pane e devo dire che è venuto buonissimo. Buono. Cosa? Che ci scrivono? Bruno! Ciao, piacere. Quattro schiaffi, che vuol dire? Non ho capito. Ciao, oggi ciao passiamo Teresa. Insieme, oggi Gina. Oggi passiamo insieme, Gina. Che cosa stai preparando, Gina? Sei sempre attiva anche tu, come me. Bravissima. Allora, ne faccio un altro intrecciato. Allora, così. Ora, una volta formati tutti i vostri taralli, che cosa facciamo? Questo mi si è staccato. Perché dovete far riposare la pasta. È importante. Ora, questi tarallini che abbiamo fatto, li andiamo a tuffare nell'acqua bollente, mi raccomando. Io ce l'ho qui, che bolle, e uno, e due, e tre. Quando i vostri taralli saranno arrivati a galla, è sinonimo che sono pronti. Quindi li scoliamo e li mettiamo su di un canovaccio. Io ho fatto così, mi sono preparata questo. Mm-hmm. Quindi una volta che salgono a galla, li scolo. Si è bloccata la TV, li scolo e poi cosa facciamo? Sono rimasta così in TV, carinissima, le faccio buffe, le faccio tutte io. Li scoliamo sul canovaccio e li mettiamo su una teglia con carta forno e li andiamo a cuocere in forno già caldo a 190 gradi per 40 minuti. E questo è il risultato. Croccanti, ciao Rosa! Buonissimi. Ah. Rosa! Bruno voleva scriverci. Ah, siete simpaticissimi, grazie. La nostra amica è siciliana. Le orecchiette, Gina, stai facendo le orecchiette, bravissima. Di là, leggi anche di là, Sofia, i nostri amici. Tina, devi fare anche la focaccia barese. Facciamo la focaccia barese, sì, perché ho anche i pomodorini, li ho comprati, quindi facciamo olive verdi e pomodorini. Se vi va, anche domani la possiamo fare. Che ne dite? E andate a vedere la diretta su Facebook, tutte le dirette. Ci chiamiamo Tina in cucina su Facebook. Allora, vediamo un po' se sono pronti. Sì, sì, io li scolo. Eccoli qua, piano. Li metto qui, facciamo vedere intanto. Non ti scottare. No, ormai ho le mani di amianto io. Allora, vi faccio vedere come si presentano. Eccoli qua, sono fumanti. Adesso voi li dovete far raffreddare. Quando saranno raffreddati, li mettete su carta forno e infornate in forno già caldo. 190 gradi
statico per 40 minuti. Non è più 180 gradi? Oh, mamma mia! No, 190. 190, però no. Di solito quando facciamo i dolci, le cose, 180 gradi. Ma 190. Ah, sì, beh, questi qui devono andare a bomba. Il fuoco deve essere alto. Non sto capendo. Dimmi. Vabbè. Bruno, grazie. Come ti chiami? Io mi chiamo Tina, lei si chiama? Sofia. Linda, Marzia, Sofia, c'ho tre nomi. Filomena sta rispondendo a Angela Griffo, se non ti piace non guardare. Allora lasciamo i commenti cattivi, perché noi stiamo bene, vogliamo... Ecco, stiamo cucinando, ecco qua. Allora, un altro tarallo, via. Io sono ancora qua, ciao. Ciao a tutti e benvenuti, siete tutti benvenuti. Allora, scoliamo anche questi, Sofia, guarda. Vai. Vale. Poi. Mi piace saltare. Andiamo con un altro tarallo. Ciao Angela. Questo ciao. Qui lo voglio fare così, guardate. Poi la fantasia qui. Se ci abbiamo l'estro. Ciao Giulia. Ciao papà. E poi abbiamo D'Ambrogio che ci scrive: ormai il vostro è un appuntamento fisso, vi seguo tutti i pomeriggi. Ma grazie per l'affetto, perché siamo veramente felici di piacervi e di restare insieme con voi. Cioè, ormai proprio non riesco più a fare a meno di voi, quindi mi date una spinta in più anche a me, sono sincera. E, ecco, questo l'ho voluto fare così. Allora, Giulia, salutami l'aria, non te lo scordare. Giulia, baci Giulia. Oggi taralliamo io e Sofia. Taralliamo. Bello, mi piace. Taralliamo. Andate su Facebook, Tina in cucina. Allora. Sono troppo buoni, io non ne mangerò altro. Allora, sì, la nostra amica Elsa, io li ho già fatti, poi li rifaremo insieme. Esistono anche i taralli, giù a me in campagna li fanno, con le mandorle, e sono esattamente come ho fatto prima, intrecciati, e poi vengono conficcate all'interno le mandorle intere, e sono buonissimi, sono i taralli sugna e pepe. Gli arancini? Dove sono gli arancini? Li abbiamo fatti. Ah, li dobbiamo fare. Grazie Giulia. Gli arancini. Allora, in Sicilia le arancine, giusto? Correggetemi, scusate se sbaglio. Allora, i taralli sugna e pepe sono così, no? Intrecciati. Sempre. Grazie Daniela. E poi qui vengono messe delle mandorle, no? Che fatica. E sono carine. Sono buonissimi. E lì pure c'è lo strutto, perché proprio lo strutto dà quella croccantezza. Non so se voi avete già provato i nostri grissini. Allora, buon pomeriggio Rosetta. Tranquilla, allora adesso ripetiamo le dosi. 500 g di farina per i taralli, 125 ml di vino bianco, 125 g di strutto, 10 g di sale e semi di finocchio, quanto basta. Però stavamo dicendo con i nostri amici che si possono anche personalizzare i taralli, nel senso potete mettere, come la nostra amica ci ha suggerito, i semi di anice, non so, l'uvetta. Con l'uvetta, io adoro l'uvetta, potrei provare. Tu non li mangi perché non ti piace, li mangerò io. Questi erano i nostri taralli. E questi sono i taralli. Poi chi ci scrive? Buon pomeriggio da Deborah, ciao. Pina, grazie per seguirci. Anche oggi sei con noi, Iole, grazie. Poi Sab, il mio cognome è Tina Pigna. Come la carta. Allora. Ora ho sete. Comprensibile, perché chi ci scrive di là? Pasta alla matriciana, se comincio non finisco più a elencare, hai ragione, anche noi l'abbiamo fatta l'altro giorno, che buona. Ma l'Italia è ricca di ricette, noi siamo veramente... Ciao Vincenza, arancia a Palermo. Ah, vedi? Ecco, non vorrei sbagliare perché è sacro, l'arancino e le arancine sono sacre. Patrizia, ecco. Siete bravissimi. Grazie di cuore. Condivideteci, così cresciamo e nel nostro piccolo quello che sappiamo ve lo insegniamo con tutto il cuore. E, ci piace, ecco, stare in cucina, noi amiamo la buona cucina. E ci dilettiamo
a realizzare dolci, salati. Ciao da Napoli, Annalisa! Ciao da Napoli! Napoli, benvenuto! Un bacio a tutto il bellissimo Napoli, la bellissima Napoli. Mamma, poi tu prendi il maschile con... Ma no, adesso mi sono emozionata perché... No, tranquilla, mi emoziono tranquilla. Subito. Sì, attento, questo braccio che mi fa male, grazie. Allora, dimmi Sofia, questa sera che abbiamo imparato come si fa su Instagram, sì, faremo quasi, non so se tutti i giorni, non lo so, però faremo anche su Instagram. Sì, sì. Quindi, sì, perché anche ci sono amici su Instagram e amici su Facebook, allora abbiamo detto, perché non fare anche una diretta, non l'avevo mai fatta su Instagram. Siamo di più su Facebook, lo dobbiamo dire. Però ma se vi trasferite anche un po'... No, allora, dai, questa deve essere una cosa, chi è che può andare con Instagram sta su Instagram. Vabbè, chi dai, stavo scherzando. Chi può andare su Facebook siete va su liberi, Facebook. Siete liberi, amici, assolutamente. Cosa farne un... Dai, stavo aspettando la tua mano. I nostri amici stanno aspettando che anche tu ti cimenti in questa preparazione. A me piace mangiarli, non farli. Non lo so, però li devi anche imparare a fare, perché poi li dovrai fare tu. È divertente. La mamma ti insegna... Come tutte le mamme insegnano ai bambini le ricette. Io so fare i ferri e non ci so fare anche i ferri, sì, brava. Hai imparato anche a fare i ferri. Eccolo, un applauso. Brava Sofia, brava. Sono riuscita a farne uno. Va, allora, guarda, sì, non sono impedita, però. Allora, diciamo ai nostri amici che questi taralli, allora, aia, adesso mi schizzi tutto. Siccome il tarallo deve raffreddarsi prima di andare in forno, questo è un piccolo segreto, perché a furia di farli poi, diciamo, ho imparato a gestire la pasta, no? Quindi fateli raffreddare bene dopo la bollitura, per almeno un'oretta, anche un'ora e mezza, due. E poi li andate a infornare, questo è il segreto della croccantezza. Poi fatemi sapere. Vi do sapere. Tutte le... sapere! Vi do tutte allora le indicazioni necessarie. Ciao Teresa, ciao Piero e ciao Pina. Benvenuti tutti amici. Saluti dalla Siracusa. Dalla bella Sicilia. Benvenuti. Da tutta Italia. Ci seguono anche dal mondo. Grazie e benvenuti tutti. Siamo tutti una grande famiglia. Wow. E stiamo crescendo e mi fa piacere tanto, perché dobbiamo condividere le nostre ricette e ci dobbiamo divertire cucinando, perché non ci abbiamo niente da fare. Ma perché cucinare è bello e mi fa piacere trasmettervi un po' della nostra sana ciao cucina. Da Roma, Emma da Roma, benvenuti, ciao Emma. Allora, io questo l'ho fatto così, tanto l'ho proprio buttato. Ma Sofia, non si lanciano i taralli. Ma non voglio lanciare i taralli. Guarda, utilizziamo il tarocco. Così, no? Ho fatto così. Utilizziamo il tarocco, guarda, facciamo così. Grazie, perché così voglio fare un tarallo da così. Oh. Beh. Sofia, anche a piace mangiarli. Anche a te piace mangiarli, batti il 5. Grazie, batti il 5. Domani farai le sfogliatine. La ricetta la trovi su tinaincucina.it sempre. Mamma, io ho, come che si batti dice? 5. Ho battuto, come si così, dice? Così, batti 5, vai. Con Vincenzo. Si dice ho battuto o ho battuti? Batti 5. Ho battuto il 5. 5. A Vincenzo. Ah, batto il 5, che Allora, ne facciamo un altro così e ne facciamo un altro così. Poi i nostri amici pugliesi, ma anche i nostri amici... campani, li fanno in maniera perfetta, ma molto più piccoli di me. Io non ho la manualità che avete voi, cari amici. Cosa? Li fanno molto più piccoli e molto più ordinati. Io, ecco, adesso mi cimento, ma non sono eccessivamente brava, voglio dire. No, mi limito. Però fanno la ricetta originale. Ciao da Napoli, se siete da Napoli... Noi siamo... Allora, ho capito. Se siete da Napoli... Se passiamo da Napoli? No, mamma, aspetta. Se siete da Napoli, ditemi se vi faccio bene piccoli. Allora, intanto tu leggi da Instagram. Bene. Sì, io leggo da Instagram. Maria, ciao, quanto tempo allora, per la bollitura? Tina, oggi per il compleanno di mio figlio ho preparato la tua torta caprese, è un successo. Quanto tempo? Sono felice, auguri! Come si chiama il tuo figlio? Auguri! Dimmi. Posso parlare? Certo, quanto tempo per la bollitura? Allora, bollitura devono salire a galla. Quando salgono a galla sono pronte. Wow. Io adesso ogni tanto vado con questa, con la schiumarola, gli vado a dare un colpetto. A schiumarola! Allora. Ciao Vincenzo, ciao! No, non è ancora pronta.
conto quello. Comunque tu li tuffi nell'acqua bollente. Poi loro piano piano salgono a galla e sono pronti. Io li faccio piccoli, no? Ah sì, ma il vero tarallino è piccolo, piccolo, piccolo. Però come fa uno? Secondo me ci sono dei macchinari proprio fatti apposta. No, li fanno a mano le signore. Un saluto da Salerno! È patrimonio dell'UNESCO. Allora, un saluto da Salerno, benvenuta. Si è bloccata la TV. Infatti sono rimasta così, amici. Sono carinissima, sono carinissima. Allora, tranquilla, sempre sono di Bisceglie. Benvenuta. Allora, scusate, non voglio... Ecco, però, l'ho non fatto! Sono... Ah, l'ha fatto piccolo, 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 bravissima. Vedi? Ecco. E ognuno ha la sua ricetta, è giusto, eh? Ciao, no? Ta-ta, non è che uno... Ciao, Rosanna! Ciao, Rosanna! Io l'ho fatto così piccolo. Allora, bravissima, sì. Allora, Giusy ci dice che quando finisce la diretta prova a farli. Brava, Giusy, fammi sapere. Bravissimi, pubblicate le vostre ricette sul gruppo Facebook Tina in Cucina. Perché voglio iscrivetevi. Grazie per chi l'ha già fatto, perché siete in tantissimi e siete bravissimi, lasciatemelo dire. Cioè, io proprio sono entusiasta di questa cosa, perché siete tutti bravi. Li fate piccoli, le amiche, Carmen ha fatto le treccine, i lieviti madre che avete creato. Io, guardate, complimenti. Stasera complimenti. Lo dobbiamo rinfrescare. L'abbiamo rinfrescato? L'altro ieri, mi sembra, sì, perché ho fatto il pane. Ma poverino, non allora, sapete cosa ho fatto, amici? Allora, ho unito, però, i ceppi sono due, bollicino di 9 anni e quarantino di 26 giorni. Ho voluto fare il pane unendo due lieviti, due ceppi. Ed è venuto buono. No, è venuto grande così. No, è venuto buono, sulle storie, lo sanno, i miei amici l'hanno vista. E hanno visto il pane, buonissimo. Ecco, i lieviti sono sempre divisi, però nel pane ho messo due tipi di lieviti. Perché io poi devo provare, io sono un po' così. Ecco. Allora, la pasta sfoglia, cara, ce l'ho congelata. Benissimo, Eli. Anche Teresa li prepara. Allora, la pasta sfoglia, lasciala un'oretta, ma neanche, controllala, perché non devi essere brava, nel senso, quando la pasta sfoglia è congelata... c'è il burro dentro della pasta sfoglia, quindi dobbiamo stare attenti a non farla proprio scongelare del tutto, capito? Perché altrimenti poi per lavorarla è un po' difficile, ok? Quindi tu tienila d'occhio, tanto, non so, sarà rettangolare la pasta sfoglia tua, quella che compri surgelata, di solito in commercio c'è il rettangolare. Però dai, piano piano, dobbiamo stare un po' attenti sulla pasta sfoglia. Ciao a tutti, anche Teresa li prepara? Sì, bene, sono contenta, postate le foto perché voglio vedere quanto siete bravi. Facciamo vedere i nostri taralli. Allora, guardate i taralli. Questi sono bolliti, allora ripetiamo la ricetta. Ha due cotture la ricetta di questi taralli, scusami tesoro. Dovete formare il panetto, lasciarlo lievitare nella pellicola per 30 minuti, dopodiché mettete a bollire l'acqua in pentola, li formate e li andate a bollire, tuffate in acqua. Una volta che salgono a galla, vuol dire che sono pronti. Li scolate come ho fatto io su di un canovaccio pulito. Dopodiché aspettate un'ora, ma anche due, perché il segreto è proprio questo. Il primo segreto è mettere lo strutto anziché l'olio. Il secondo segreto è lasciarli asciugare dalla bollitura per almeno un'oretta, se proprio andate di fretta, ma anche due va bene. Poi accendete il forno almeno un quarto d'ora prima, così lui si riscalda. E mettetelo a 190 gradi e dovranno cuocere per 40 minuti totali i taralli. Li mettete tutti così distanziati sulla carta forno, che non si tocchino, insomma. E poi in forno caldo, 190 gradi, 40 minuti. E il risultato sarà questo. Dorati al punto giusto. E sono buonissimi. Poi li fate della forma che più vi piace. Allora, questi qui erano più piccini e più sottili, ecco perché dico pesate. Così è. Sono venuti un po' più brunetti. Ma tranquilli perché sono buoni uguali. Mi fai mamma mia, io li viscolo? Che devo fare? I taralli. Sì, li sto facendo, hai ragione. Mi sono soffermata a parlare. Cosa ci dicono i nostri amici? Ciao. Io adesso che finisce la diretta ho già scritto sul sito la ricetta, devo solo pubblicarla. E quindi sarà su Tina in Cucina la ricetta, sul mio sito. E poi metterò il link anche sulla pagina Facebook Tina in Cucina. Quindi tranquille.
Allora, ciao bellissime, oggi sono in ritardo, tranquilla Francesca, le dirette restano salvate sia su Tina in Cucina Facebook, sia su Instagram fino a 24 ore, quindi, ma anche su YouTube, sul nostro canale YouTube, ok? Tina Pigna, tranquilla, vai tu a fare piano piano i taralli. Si possono fare i taralli senza strutto? Allora, metti l'olio, sì, come no, puoi farli con l'olio, l'olio extravergine di oliva. Saranno croccanti uguali, però lo strutto ha quella marcia in più, non vi so dire, io adesso li ho provati a fare in tutti e due i modi e ci sono piaciuti più con lo strutto, come il grissino, è così. Mamma, c'è Alessandro? Alessandro! Ciao Alessandro! Un bacio anche a Francesco, a mamma, a papà, a tutti! E quindi, poi io ieri sera, sapete cosa mi sono messa a fare? Ho fatto le storie delle crostate. Non vi dico quanto ne ho mangiate stamattina a colazione, troppo buona, una frolla che poi sul sito Tina in Cucina c'è la frolla olio extravergine oliva, buonissima. Quindi stamattina io ero contenta di alzarmi perché avevo la crostata che mi attendeva con un bel cappuccino. Cioè io proprio mi emoziono come i bambini. Certo, ma certo. Sì, la crostata poi è il mio dolce preferito, per chi mi conosce lo sa. Adoro la crostata. Ciao. Ecco qua. I nostri taralli, mettiamoli qui che si vedono meglio. Ecco, vedi, qualcuno è più scuretto, ma è buono lo stesso, non si butta via. Magna, mamma. Poi, allora, domani possiamo fare la focaccia barese, amici, perché la vera focaccia barese è fatta con la semola di grano duro, la saragolla. Mettiamo pomodori e olive, sul sito già c'è la ricetta, sia con lievito madre che senza, cioè con lievito di birra. E poi possiamo fare uno spunti Sofia. Tanto noi andiamo con la fantasia, poi voi diteci se va bene. Spunti Sofi. Spunti Sofi. Oh. Fantastico, grazie. E tolgo questo. Come va Sofia? Sofia bene. È alle prese con i taralli nella bollitura, bravissima. Però devi aspettare che salgano galla. Ecco, questo salgono galla. Ma che bontà, che bontà. Ma che cos'è questa cosa qua? La canzoncina. Ecco. Vedi, devono asciugare per bene. Ecco perché non li inforno adesso io, perché li faccio asciugare bene. Oh, guarda. Attenta che questo spotta, Ah, non ti preoccupare, adesso si sta. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Come sei carina, grazie. E poi dopo si scotta. Uno. Allora. E la sentiamo urlare. Il salmone fresco l'hai comprato mai? Certo, allora abbiamo il nostro pescivendolo di fiducia. E il trancio di buonissimo, fresco, il pesce fresco, il salmone fresco, buonissimo. Sì, Eli. E poi devo dire che ci piace anche il salmone affumicato. Un saluto dalla Calabria, da Sergio. Ciao Sergio, un saluto alla Calabria. Bellissima anche la Calabria. Scusa, mamma, non ce n'hai altri perché... Sono finiti tra l'altro. Allora... Perché io ho fatto mezza dose, perché l'avevo fatta già stamattina quell'altra dose. Vai. Ok. Mamma mia. Finito, chiudiamo. Allora, questi qui, come li possiamo mangiare questa sera? Allora, non volevo dirlo, ma con, non so, qualche salsa buona. Un bacione dalla Germania! Willkommen! Che? Nell'acqua ci va il sale? No, Rosetta, io non lo metto il sale. No, so solamente questa cosa, sigaret escort. Cintura di sicurezza, basta poi. Sofia ha imparato quello. E basta, mamma è rimasto impresso. Sì, io ho gli zii un po' sparsi in tutto il mondo, cioè gli zii anche a Francoforte, li saluto, ciao. Ciao Lina! Ciao Lina! E quindi un po' di tedesco lo mastico, ma mio marito è più bravo. Mastichiamo il tedesco. E quindi so, willkommen, l'ho studiato anche a scuola, non era una cima, però me la cavavo. Amiche, me lo potete dire voi, che abbiamo fatto la scuola insieme al liceo. Poi, che cos'altro dire? E come lo fai il salmone fresco? Il salmone fresco, allora, il salmone fresco di io... Di solito? Di solito lo faccio in padella, con aglio e olio, prezzemolo. E lo faccio prima cuocere dalla parte della pelle. Tu parla là, io parlo qua. Lo rigiro un pochino così, cioè non tolgo la pelle, scusami, perché di solito il pesce fresco quando gli lascio la pelle, perché il grasso gli dà più sapore. In questo caso il salmone non tolgo la pelle, lo faccio cuocere così. Per il lievito madre, e poi metto qualche verdurina, broccolo, buonissimo. Cosa possiamo fare con il lievito madre? Non so, un torcolo. Domani possiamo fare, allora, con il lievito madre possiamo fare sia dolci torcolo, che salati. Torcolo. Si può fare il torcolo. Puoi fare un torcolo, una crostata? Il torcolo però quello con la lievitazione. Oppure la crostata no. Puoi fare il pane, puoi fare i grissini, anche con l'esubero. Puoi fare il pane e domani se volete facciamo la focaccia barese.
pomodorini, origano, dopo e mamma olive, con la... il lievito madre. Adesso la metterà sul sito, sì, come sempre, tinaincucina.it. La focaccia barese già c'è sul sito Tina in Cucina, ok? Tina in Cucina. Allora, poi... abbiamo Claudia che è nuova, ciao da Todi. Da Todi, ciao! Ciao da Todi, siamo in Umbria! Sì, noi siamo a Bastia, ciao anche a voi, ecco, rifate i taralli perché sono veramente spettacolari. Stiamo facendo la ricetta dei taralli, siamo alla fine, però tranquilli perché metteremo... Allora, io ripeto gli ingredienti per gli amici che si sono collegati. Per tutti e due. Allora, 500 grammi di farina, zero, va bene. 125 ml di vino bianco, 125 grammi di strutto, io metto lo strutto, ma se voi non volete mettete l'olio extravergine. Lo strutto dà quella marcia in più e sono più croccanti, più fragranti. 10 g di sale e semi di finocchio quanto basta, ma voi potete mettere anche i semi, come ci diceva la nostra amica, i semi di anice, non so, quello, i semi quelli per panificazione, quelli che adoro io, quelli che metto sul pane di solito. E poi, cosa fate? Questi taralli hanno due cotture, sto facendo un riassunto con gli amici. Allora, cosa facciamo? Prima di tutto impastiamo il panetto e il panetto deve riposare nella pellicola per mezz'ora almeno, perché così diamo il tempo alla pasta di rilassarsi, il glutine si lega ed è più semplice lavorarla. Io adesso l'ho fatta in diretta con voi, quindi ho fatto un po' di fatica, però voi lo fate riposare l'impasto e è a posto. Poi cosa fate? Riempite una pentola con l'acqua. Ciao Ida! Con l'acqua calda e insomma deve bollire l'acqua. Io non metto il sale, ma se volete mettere il sale mettetelo. Poi calate i vostri taralli formati, perché poi li formate, no? Li calate nell'acqua. Quando salgono a galla sono pronti. Questa è la prima cottura. Poi cosa fate? I taralli che salgono a galla li prendete con una schiumarola e li mettete su di un canovaccio pulito, perché devono asciugarsi. Il segreto è proprio questo. Farli asciugare almeno 1-2 ore. Io faccio così perché ho testato la ricetta milioni di volte e la faccio sempre a casa. Una volta che sono trascorse 2 ore, che cosa facciamo? Facciamo la seconda cottura in forno. Cuoceranno a 190 gradi in forno già caldo per 40 minuti e avrete i vostri taralli buonissimi. Aspetto la ricetta, la vostra ricetta, sul gruppo Facebook di Tina in Cucina, perché abbiamo un gruppo. Quindi pubblicate le vostre ricette. Le nostre, le vostre, ecco, siamo una bella community, stiamo crescendo, vi ringrazio. E i nostri amici di Instagram, i nostri amici di Facebook, vi aspettiamo tutti sul gruppo di Tina in Cucina. Poi sul sito tinaincucina.it e poi su TikTok, chiocciola Tina Pigna. E poi canale YouTube, il canale YouTube Tina Pigna. Tina Pigna. E poi siamo anche su Twitter Tina Pigna. E poi Facebook Tina in Cucina e basta. Facebook Tina in Cucina. E poi soprattutto Instagram chiocciola Pignatina. Quindi io vi ringrazio anche oggi per essere stati con noi, perché vi ringrazio veramente dell'affetto che ci dimostrate. Ciao Ale. E ci piace stare in vostra compagnia, quindi oggi siamo anche lì in diretta con Instagram. Bene, allora vi aspettiamo domani con la focaccia barese, se vi va, sempre. E noi che cosa facciamo? Adesso andiamo a fare la merenda? No, io ora mangio. Di solito si dice taralluzzi e vino. Noi il vino siamo a stemi, faremo un po' di affettato, qualche formaggino, così la cena anche questa sera è fatta. Allora, certo, ciao. Certo. Allora, la nostra amica da Carmela cosa dice? Che lei non mette il vino. Perché il vino? Allora, questa ricetta qui prevede il vino, però dici tu la ricetta che fai tu, così prenderemo spunto anche da te, cara Carmela. La nostra Carmela viene dall'Emilia Romagna. Ciao ragazze, ciao! E ciao noi che facciamo? Noi ora chiudiamo e niente. E ci vediamo domani. Ci vediamo domani va bene. Con lo spunti sofi. Faremo anche lo spunti sofi, certo. Oggi era una ricetta così, non era uno spunti sofi, ma domani vi prometto però, che sarà uno spunti sofi. Però lo può diventare, perché adesso faremo un piccolo aperitivo. Quindi voi domani... Papà mi sta aspettando. Voi domani spunti sofi, Bene. Allora vi aspettiamo, un bacio, un abbraccio e grazie ancora. A presto, a domani, sempre alle 16.30, vi aspetto. Alle 16.30. Allora, ciao. Io stoppo qua. Ciao.